Buonasera, ci troviamo qui col vicepresidente dell'ACER. Buonasera a tutti, sono Alfonso Lettieri, responsabile del settore giovani dell'Azione Cattolica. Può parlarci un po' del suo gruppo? Sì, allora in pratica il nostro settore va dai 14 fino ai 30 anni ed è articolato in tre gruppi. Abbiamo i giovanissimi dei 14-16, i giovanissimi dei 16-18 e poi abbiamo il gruppo giovani dei 18 fino ai 30 anni. Lei organizza anche campi estivi? Sì, abbiamo con la diocesi, ogni anno organizziamo dei campi estivi sia con i giovanissimi che con il gruppo giovani. Cosa può dirci in generale di questi campi? Ma sono sicuramente una bellissima esperienza sia per i giovanissimi che per i giovani, all'interno dei quali di questi campi loro si arricchiscono sia spiritualmente che come esperienze personali con altri ragazzi loro coetanei. All'incirca quanti iscritti ci sono nei vostri corsi? Facendo un po' del settore siamo più o meno sulle 70-80 persone come settore giovani, poi ci sta il settore ACR che conta comunque tantissimi bambini e poi abbiamo il settore adulti che in pratica comprende le persone che vanno dai 30 anni in su. Tutto questo solo a Solofra però? Sì, no, come diciamo in ogni parte della diocesi ci sono gruppi di azione cattolica, ci sono quindi il settore ACR, il settore giovani e il settore adulti, ovviamente chi più chi meno sviluppato. Voi ovviamente non siete stipendiati, quindi fate questo per passione? Assolutamente, è un lavoro gratuito che noi offriamo, un servizio che noi offriamo durante tutto l'anno e che dura tutto l'anno. I genitori sono soddisfatti del servizio? Ma sicuramente, perché comunque ogni anno abbiamo sempre delle conferme nei tesserati, ogni anno comunque abbiamo sempre un numero maggiore di persone che si vengono ad iscrivere. Speriamo anche quest'anno di fare una buona campagna tesseramento. Ci rivedremo l'anno prossimo, buonasera. Grazie, arrivederci.